Come di consueto, attesissima la rassegna stampa, diamo un'occhiata a tutte le prime pagine e approfondiamo le notizie principali con Davide Giacalone. Buongiorno Davide, buona settimana. Buongiorno, buon inizio di settimana. Buongiorno, buon lavoro. Allora, la prima della stampa: Mattarella, il dovere dell'accoglienza, paura Kabul, intanto un drone americano fa saltare un'autobomba, 9 vittime, tra loro 6 bambini. Rispetto alle parole del Presidente della Repubblica, da ventotene schiaffo del Presidente Mattarella all'Europa, sconcertante sentir parlare di solidarietà senza aiuto agli afghani. È uno schiaffo all'Europa, Davide? No, fra l'altro bisognerebbe leggere le parole del Presidente della Repubblica. Si è riferito non alle istituzioni europee, ma ha fatto genericamente riferimento a politici europei. Cioè dicendo, ma come pensate, dice, ha trovato sconcertante che non si corra, diciamo, verso l'accoglienza di questi profughi. Credo che questo capiti per un fraintendimento che molti hanno, diciamo, sugli umori dell'opinione pubblica. Viviamo una lunga stagione dovuta anche ai social, al modo in cui, ai sondaggi, alla capacità di conoscere l'opinione pubblica, in cui è un po' ribaltato il lavoro del leader, nel senso che, diciamo, il leader novecentesco guidava le masse. Il leader contemporaneo cerca di capire dove vanno le masse in modo da mettersi in cima e fare quello che un tempo si chiamava la mosca cocchiera, cioè l'ho pensato io. Allora, le masse, diciamo così, il popolo è contro l'invasione degli immigranti, e quindi questi sono gente che vuole immigrare qua, e allora io, sapete che faccio, dico che questa roba va fermata. Credo che sia un profondo fraintendimento, perché vivo nella convinzione proprio profonda che invece la gente la pensi all'opposto. Perché siamo più capaci di capire di quanto certi leader non credano, diciamo, di interpretare. E cioè, una cosa è l'immigrazione a sfondo prevalentemente economico, che evidentemente è figlia di squilibri e porta squilibri. Poi può essere conveniente, non conveniente, si può accogliere, si può scegliere. È una lunga discussione che abbiamo fatto tante volte e che torneremo a fare, perché è un problema aperto. In ogni caso, il nostro mondo, il mondo ricco, deve ragionare, secondo me, tenendo ben in evidenza qual è la propria convenienza, che non è solamente quella di rifiutare e chiudere, ma non è neanche quella di dire volemo se bene venite tutti qua, perché non è possibile. Qui siamo di fronte a una cosa completamente diversa. Qui siamo di fronte a soggetti che hanno lavorato e collaborato con il nostro mondo. Sono in un certo senso, diciamo, un'estensione del nostro mondo. E partono purtroppo, come vedete, con grandi difficoltà e limitazioni. Oggi c'è la storia sui giornali, trovate degli studenti che devono andare alla Sapienza e non riescono, cioè all'Università di Roma, studenti maschi e femmine, e che non riescono a partire. È tutta gente schedata prima di partire, è tutta gente di cui conosciamo nome, cognome e la storia, molto prima di partire, perché purtroppo alcuni di loro non riusciranno nemmeno a partire. E allora il tema è un altro: ma il tuo è davvero un mondo migliore, dove per esempio le persone colte, le persone che hanno collaborato con le democrazie, voi sperano di riuscire ad arrivare? Ho visto oggi, c'è un'intervista a uno degli interpreti che è arrivato a Fiumicino, ha detto: sono nel paese di Leonardo, cioè stupito e gioioso per essere arrivato. Tu vuoi fartelo riconoscere questa tua superiorità, o sei già andato mentalmente e moralmente? Tu sei già stato sottomesso e non riesci più a distinguere gli uni dagli altri. In questo trovo che siano appropriate le parole del Presidente della Repubblica. È sconcertante, cioè, come fate a non vedere l'enorme differenza? Poi, per carità, un essere umano vale un essere umano, tutte le banalità che volete mettetele in fila e pronunciatele tutte, ma l'enorme differenza fra i due flussi bisogna essere proprio ciechi per non vederla. Se la vedi, capisci qual è la tua convenienza, e se riesci a spiegarla, perché poi non è che sia così difficile, ma non c'è alcun dubbio che l'opinione pubblica sarà con te. Se invece pensi di cavalcare, dopo, avendo prima stabilito cosa vuole l'opinione pubblica, sarai uno dei tanti guitti che battono il teatro della politica nella storia del mondo. Passerai.
da Roma, nel senso dal paese di Leonardo e dalle parole del Presidente della Repubblica, passiamo alla fonte, quindi andiamo in Afghanistan con il titolo d'apertura di Repubblica. Londra e Parigi trattano per i corridoi umanitari, negoziati con talebani e ONU per far partire i collaboratori, mobilitazione, lo dicevi poco fa, per le allieve della Sapienza bloccate a Kabul, ricompare il leader dei fondamentalisti e prepara il governo di transizione, ma nella capitale manca anche il pane. Allora, il concetto è che perché Londra e Parigi, cioè il Regno Unito e la Francia, chiedono di avere una zona protetta, perché al contrario degli italiani e di gran parte degli statunitensi che erano concentrati su Kabul, una parte del loro personale in realtà si trova lontana da Kabul e per tutte le ragioni che abbiamo visto non riusciranno ad arrivare entro il 31, cioè domani, di agosto. E quindi diceva, un corridoio cerchiamo di mantenerlo anche dopo. Questo può essere fatto, è una buona iniziativa, però bisogna essere chiari con noi stessi su qual è il prezzo di quelle iniziative. Perché se tu mantieni una zona protetta a Kabul, ci sarà qualcuno che cercherà di attaccare la zona protetta. Ci saranno gli avversari confratelli dei talebani, quelli dell'ISIS-K, che proveranno ad attaccare quella zona. Ora, se tu non vuoi far morire tutte le persone ogni volta che arriva uno di questi attacchi, devi cercare di prevenirlo, che è quello che stanno facendo gli statunitensi in queste ore. Non sui giornali non lo trovate, ma nel nostro giornale orario sono state aggiornate. E l'avete capito qual è il contorno di quelle azioni? Cioè, io so che voi vigliaccamente vi nascondete fra la popolazione civile, perché sennò la gente si domanda, ma scusa, ma perché non l'avete fatti fuori prima? Vi nascondete fra la popolazione civile, avete fatto esplodere una roba all'aeroporto di Kabul, non ve le facciamo fare altri, e questo comporta però il colpirvi anticipatamente. Il colpirvi anticipatamente significa colpirvi di fare la popolazione civile, e quindi fai anche delle vittime innocenti. Non è che non se ne esce, non è che uno dice, ma allora spara solamente al terrorista, trovalo, isolalo. Si muovono in queste condizioni, e quindi avere una zona protetta a Kabul a lungo significa a lungo dover fare operazioni di questo tipo, e non ho l'impressione, ecco, su questo sì, che il nostro mondo non ce la fa a reggere questa roba. Tu puoi reggere l'avversità, puoi reggere la guerra, ma i droni che fanno fuori i terroristi e così occasionalmente anche qualche bambino, dalle nostre parti è più complicato. Pagina 18 del Corriere della Sera, apertura delle cronache, assalto al gazebo del Movimento 5 Stelle, indagati due Novax, la Digos visione ai filmati, siamo a Milano, altre sei denunce per un corteo non autorizzato, la condanna unanime della politica, e poi sotto, anarchici e squadristi, la mappa dei ribelli da Telegram alle piazze, i nemici del certificato verde e la sfida a bloccare i treni. Davide. Allora, la libertà di manifestare è una delle caratteristiche del nostro mondo e non si discute, quindi difendo, diciamo, con tutta la forza possibile la libertà di manifestare di Novax, no pass, no quello che gli pare a loro, cioè che poi in realtà è no tutto. Detto questo, una cosa è manifestare, una cosa è violare la legge, una cosa è aggredire gli altri, e chi lo fa deve essere portato davanti a un tribunale, subire un regolare processo e andare incontro a una meritata condanna. Si chiama repressione ed è giusto reprimere queste cose, vanno repressi. E visto che siamo nel campo dell'uso delle parole per quello che significano, bisogna anche affrontare un tema, perché leggo anche le dichiarazioni che si trovano oggi. Questo delirio da cretineria che ha preso un pezzo del nostro mondo, il quale continua a ripetere a reti unificate e su tutti i giornali, su tutte le radio, compresa la nostra, perché adesso glielo ripeterò anch'io a nome loro. Ah, non ci date spazio, non siamo rappresentati. Siete iper rappresentati. La stragrande maggioranza di questo mondo sa che siete dei superstiziosi ricretiniti. Il problema è che che lo spettacolo siete solo voi, si parla solo di voi, siete i. E parlando solo di voi, purtroppo si dicono e si ripetono le cose che dite voi, che non stanno in piedi. Avrete accumulato un album di figurine di imbecillate, ma di imbecillate grosse.
siete, ripeto, solo dei superstiziosi, ultimi, diciamo così, proprio a venirvi incontro, gli ultimissimi di giornata, i dati aggregati che vengono dal Veneto, che sono quelli più aggregati, più facili da leggere, dal 1 di maggio al 24 d'agosto, recuperati in terapia intensiva, 25 vaccinati. Non vaccinati 256. No, tra l'altro vi vorrei far osservare che noi stiamo pagando i 256 solo del Veneto la terapia intensiva, e se a uno gli piglia un infarto e ha bisogno di una terapia intensiva, trova un imbecille che sta là perché non si è vaccinato, 256 contro 26, contagiati con sintomi leggeri, cioè fortunatamente insomma c'è un po' di febbre, un po' di malattie, diciamo negli ultimi 15 giorni, vaccinati con due dosi 1337, non vaccinati 28.957. Ora, se a queste evidenze ciclopiche aggiungete, ecco ve li metti quelli che sono morti per il vaccino, e li metto nel campo della superstizione, perché non ci sono. È tutto qui. Se tu hai un numero di morti per Covid, che di vaccinati, che sta nell'ordine del 2% di quelli che muoiono di Covid, e quel 2% che purtroppo muore ha un'età media di 88 anni, ma di che stiamo parlando? Quindi il problema non è che non vi si dia spazio, è che purtroppo lo spazio che state occupando è enormemente più grande delle idee che riuscite a partorire col vostro cervello. Ci spostiamo sul Messaggero, l'apertura, un bollettino per i non vaccinati, il piano del Ministero della Salute, saranno chiari i rischi per chi non si immunizza, Green Pass obbligatorio, l'ordinanza da mercoledì più corsa e capienza su treni e aerei, si parla naturalmente poi anche di Kabul e delle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Ma ci spostiamo più avanti a pagina 5 per occuparci di IRPEF, quota 100, concorrenza reddito, riprende così il cammino delle riforme, insomma diciamo che si rimettono in agenda tutta una serie di titoli che sono stati qualche tempo in vacanza. Allora, per fare le riforme sensate non si può che partire dalla realtà. La realtà è sempre la stessa, l'abbiamo illustrata tante volte, però non so voi, ma io ogni volta che mi trovo davanti a quelle evidenze della realtà rimango sempre a bocca aperta, perché mi domando come si possa immaginare una cosa di questo tipo. Il Messaggero pubblica, diciamo, naturalmente tutte le aliquote IRPEF per chi non le conoscesse tutte quante. In ogni caso, sulla base di quelli che presentano una dichiarazione dei redditi, che già sono all'incirca la metà degli italiani, il 45,19% versa il 2,26% del gettito totale IRPEF. Poi c'è il 12,28%, che sono i ricconi che stanno fra 20.000 e 55.000 euro l'anno. I ricconi, 12,28%, versano il 57,8% dell'IRPEF totale. E poi ci sono quelli che invece la devono proprio pagare, cioè l'1,3% della popolazione italiana che dichiara più di 100.000 euro l'anno e versano l'1,3% della popolazione, il 19,35% dell'IRPEF. Io lo trovo ogni volta impressionante, perché capisco la progressività. Molti rispondono in automatico dicendo ma non mica esiste solo l'IRPEF, perché poi esistono le tasse, diciamo, sui consumi, per esempio l'IVA, è certo. Sicuro. Però voi mi dovete dire una cosa. Ma secondo voi è possibile evadere l'IRPEF se non ho evaso anche l'IVA? Cioè, come faccio io a non dichiarare un reddito se per esempio ho già emesso le fatture e quindi ho pagato l'IVA? E che non ho emesso le fatture e quindi non ho pagato l'IVA, e quindi la vostra obiezione va a farsi benedire. E in ogni caso, quando anche volessimo stare dietro a questa cosa, ma un popolo di poveri che paga alte tasse sui consumi non mi crea un'inquietudine morale? Cioè, perché è complicato, no? Cioè, possiamo versare grandi, diciamo, imposte sui consumi, diciamo, avendo dichiarato di non guadagnare. Ecco, se le riforme per essere razionali non possono che partire da questa realtà, che non è semplicissima.
Allora Davide, continuiamo a parlare di soldi, ma in chiave diversa, pagina 17 di Repubblica, c'è anche un richiamo in prima, il progetto sulle politiche attive, governo, un piano da 5 miliardi per recuperare chi perde il lavoro. Davide, è bello carico come prima, come con i Novax, sono arrivati un sacco di messaggi. Ma allora 5 miliardi per recuperare chi è un ottimo investimento, giusta idea. Che cosa significa? Significa che a secondo del grado di tua qualificazione, ti mettono nelle condizioni, se sei molto qualificato devo solamente darti le informazioni di dov'è che c'è la possibilità di lavorare, se sei meno qualificato di formarti. Ci sono 3 milioni di persone che sono abbastanza stabilmente fuori dal mercato del lavoro, sono per il 75% donne, vanno formate. Buona idea, soldi ben spesi, se però fermi, non coi soliti corsi sindacali oppure le prese in giro, con cui per esempio mi sono trovato a partecipare pure io, cioè inconsapevolmente, perché capita, ti invitino a presentare un libro e poi scopri mentre sei lì che devi parlare che sei ricompreso nel programma aggiornamento degli avvocati anziché dei commercialisti che firmano per avere i crediti perché sono venuti a sentire te. Uno dice: oh, scusi, dai, cioè io vengo volentieri a parlare di loro, ma che c'entra con la formazione dell'avvocato? Ecco, questa roba qui non finanziamola, perché non solo è tempo perso, ma sono anche soldi buttati. Quindi l'idea, come dire, è buona. Il passaggio, la realizzazione dell'idea, diciamo, alla sua versione concreta, spero che ci si faccia un po' di attenzione. Come dicevamo, Davide, andiamo anche sulle prime, in realtà di molti quotidiani, perché questa foto viene riportata da tanti quotidiani, la foto del palazzo che ha preso fuoco nelle ore del pomeriggio di ieri, in fiamme a Milano, il palazzo di Via Antonini, la zona sud, 18 piani in cui vivevano 60 famiglie, si è acceso come una torcia intorno alle 17:30. Questa immagine della torcia è stata ripetuta da molti che appunto hanno assistito alla scena. Grazie a Dio non ci sono vittime, però insomma di sicuro non è stata un'esperienza positiva per tutti coloro che erano all'interno e lì intorno. Tra l'altro siamo una radio, lo diciamo, cioè, il cantante Mahmood Morgan, che abita molto vicino, insomma tutte persone che poi si sono fatte testimoni attraverso i social. Davide. Ma allora, ogni volta che c'è un incendio puoi scrivere tranquillamente che si è acceso come una torcia, naturalmente, perché c'è incendio, mi pare evidente, è tautologico. Hanno fatto un lavoro straordinario i vigili del fuoco, ricordiamoci sempre che queste persone lavorano, però non è che siano strapagate, anzi tutt'altro, e se hanno sfondato le porte a una per controllare se c'era qualcuno che si era sentito male, che era rimasto prigioniero negli appartamenti col fuoco, quindi non ci sono vittime ed è già un gran risultato. Su tutti i giornali trovate però sostanzialmente la stessa suggestione che trovate anche nel nostro giornale orario, e cioè: se è squagliato come il burro, doveva essere ignifugo. Ora, se io compro una cosa, consegno dei soldi a qualcun altro, questa roba del che era ignifugo era scritta da qualche parte o solamente sul cartello pubblicitario? Perché è importante, vedete, c'è tutta una categoria di persone, gli avvocati che seguono le cose, i notai che devono rogitare. È importante quando io compro una cosa, dice questa, ho comprato la macchina, la vettura ha queste caratteristiche, sta solo sulla locandina pubblicitaria o nel contratto? Perché nel caso in cui stesse sul contratto, sta solo sulla pubblicità, e io sono un po' fesso io e un po' fesso anche chi mi ha assistito fin lì. E se invece sta anche nel contratto, il fatto che non è che uno può leggere, cioè, poi il professore del Politecnico dice il materiale dei pannelli era inadeguato. Qualcuno ce l'ha messo e qualcuno la deve pagare, perché lì è stato, c'è gente che ha perso tutto, ovviamente ha rischiato di perdere la vita, e tanti lavoratori, pompieri, che hanno rischiato la loro vita per evitare che qualcun altro la perdesse. Qualcuno l'ha da pagare. Sta a noi, tu dici, mettersi lì a leggere, no, quando prendiamo una cosa, anche perché un conto è essere in piedi di fronte alla cassa quando fai la carta fedeltà, ti fanno firmare 6 pagine, magari non le leggi con l'attenzione. Accetto. Un conto è comprare una casa, fare un rogito. Sai com'è, è un po' diverso. Grazie Davide Giacalone, appuntamento a domani mattina 7:10 per la rassegna stampa. Grazie a voi, buona radiovisione a tutti. Spazio dedicato allo sport, ai motori. Ieri pomeriggio si è svolto il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, classe MotoGP. E allora l'inviato speciale di RTL 125, Max Biaggi. Ciao Max, bentornato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Max. Ma dove ti vediamo? Vedo bene, sei in movimento? Sei in barca? Sì, più o meno. Senti, sì. Ma tu ondeggiando, esatto, no? Esatto. Su questa barca, sai che domani c'è Powerhits Estate 2021, insomma, l'evento clou dell'estate per gli italiani. Sì. Ce l'hai il tuo tormentone? Di quest'estate? Ma ce n'è più di uno, dipende. No, ce n'è più di uno. Quindi te le sei canticchiate un po', sì. Un po' sì, ma però voglio cercare di vederla anch'io, non posso esserci, però mi collegherò, voglio vederla. Assolutamente, se sei all'estero con l'app, altrimenti assolutamente in radiovisione. Però vedi che discreto, non vota. No, beh, ma giustamente, non si espone. Esponiti invece con dei bei voti, che sicuramente i migliori di ieri vanno a Quartararo da una parte e all'Aprilia dall'altra, immagino, no? Ma direi di sì, vorrei aprire infatti con un grandissimo complimento ai ragazzi dell'Aprile, la fabbrica per cui sono legato al cuore da tantissimi anni. Hanno fatto finalmente il podio, il primo podio della storia della MotoGP per l'Aprilia, un terzo posto per Espargaró, conquistato bene, perché poi battendo la Ducati in volata è stata una gara bella, e l'Aprilia ha sempre dimostrato di essere molto veloce sin da venerdì. E poi c'è stato, oltre, va bene, Yamaha vince con Quartararo, che ormai è il mattatore di questa stagione, ma quello che più ha colpito è l'errore di Marquez proprio all'inizio della gara, che ha buttato giù Martin in un modo un po' strano. Poi lui ha ammesso che è stato un errore di valutazione per poterlo passare, preso dall'ansia agonistica, ma non te l'aspetti da uno come Marquez, che è sempre stato un cecchino preciso, un chirurgo, proprio lavorava sul millimetro. Purtroppo è successo anche a lui. E gli italiani abbastanza bene. Devo dire una cosa, che ci sono state un po' di notizie, quella di Dovizioso torna a correre il prossimo anno con la Yamaha ufficiale, che Morbidelli dal prossimo Gran Premio sarà al posto di Vinales, compagno di Quartararo. Dunque è un motomondiale che si sveglia con un'altra alba, ecco. Per gli appassionati sarà un mondiale diverso, questo che partirà già dalla prossima gara. Senti Max, e poi insomma, in Moto3 un grandissimo, veramente strepitoso Fenati, sei felice? Finalmente. Era così che lo aspettavamo, ecco, dall'inizio anno. Tutti sapevamo che aveva il potenziale per farlo, un po' per sfortuna, un po' perché la Moto3, sai come parti, non sai come arrivi, è un gruppo di ragazzi scatenati che puoi fare primo come quinto in volata. Lui questa volta ha dettato legge dal venerdì, primo, warm up, primo, la gara prima, ha fatto una gara incredibile, una strategia perfetta. Dunque complimenti a Romano e a tutto lo Stargard da Marco Racing Team, che hanno fatto un lavoro assurdo. Complimenti anche da parte nostra, ovviamente. Quindi adesso che prossimi appuntamenti ci aspettano, Max? Adesso abbiamo Aragon, tra due settimane si va in Spagna, un circuito molto bello, anche questo gradito anche dai nostri italiani, vanno sempre forte lì, anche l'Aprilia, Espargaró è il suo circuito preferito, speriamo possa fare anche un pino meglio, e speriamo di vedere un mondiale più movimentato, perché appunto sì, Rossi a fine anno lascerà, però tornerà Dovizioso, ci sarà Morbidelli con la moto ufficiale, un altro italiano, dunque sarà bello da vedere già dal prossimo Gran Premio. Infatti, come dicevi, non dobbiamo aspettare proprio la prossima stagione, ma qualcosa si è già mosso ora, caro Max. Assolutamente. Allora, sì. Ti aspettiamo domani sera, naturalmente, perché ti aspettiamo, nel senso che sappiamo che ci seguirai sul Powerhits Estate, e grazie mille, naturalmente, alla prossima, con i tuoi commenti sempre dai meravigliosi luoghi dove ci sono le piste della MotoGP. A presto, ciao. Ciao, grazie a voi. Ciao Max, grazie mille. 7:54 minuti, questa è RTL 102.5. Beh, insomma, il momento è quello del buongiorno di Don Antonio. Ciao Don. Ciao a voi, ciao Giulio, avrà finito di andare in giro per il mondo. Ma te la tocca piano. Cosa gli ho fatto a questo? Trovo che abbia ragione, Don, perché un mese di ferie è qualcosa di inaccettabile. Sì, sono tornata a lavorare 10 giorni fa, ma non fa niente. Va bene, eccoti, caro Don. Poverina, ecco la frase che mi piace dire anche se sbaglio: pensare positivo è sempre terapeutico. Pensare positivo è sempre terapeutico. Ma che bello! Cioè, comunque vada, ti fa bene pensare bene. Esatto.
Non perdi, comunque vada, non perdi l'appetito, va bene? Va bene, ok. Bella donna, grazie, grazie ciao, mille. Ciao, grazie, ciao, grazie, ciao, grazie. A presto. Tocca da piano, sulle ferie, devo cosa, dire. Cosa ha detto? Allora mese è di finito ferie. Di andare in giro. Una vita di stenti. Con piacere riaccogliamo in diretta su RTL 102.5 il direttore dell'ANSA Luigi Contu, bentornato, buongiorno direttore. Grazie, buongiorno a tutti, eccoci qui. Buongiorno direttore, grazie per questi minuti che ci dedica. Allora partiamo dalla situazione in Afghanistan. Il Pentagono ha confermato di aver colpito con un drone diversi kamikaze che volevano attaccare l'aeroporto a bordo di un veicolo e diversi bambini purtroppo sono stati uccisi nel raid americano contro l'ISIS. Il 31 agosto è domani, ma il ritiro americano, direttore, è nel caos. Sì, è nel caos e questo ci conferma quanto sia stata affrettata questa operazione, quanti errori siano stati fatti. Anche questa notte noi abbiamo dato notizie di nuovi attacchi all'aeroporto, sono stati sparati dei missili intercettati dal sistema di difesa americano, quindi veramente è una situazione di pieno caos. Mi sembra molto opportuna la richiesta di Parigi e di Londra di avanzare una istanza ai talebani, perché anche dopo il 31 agosto si continua ad avere una zona di sicurezza all'interno di Kabul dalla quale fare partire le persone che possono lasciare il paese. È chiaro che Biden dovrà ragionare su una strategia anche dopo il 31 agosto e c'è da augurarsi soltanto che si riesca, come dire, a riprendere un ragionamento militare per evitare che persone veramente che rischiano la vita possano non riescano a lasciare il paese. Questa mi sembra un'emergenza assoluta, vediamo tutti i giorni testimonianze di persone che raccontano di uccisioni, di violenze, che vogliono lasciare quel paese, che il mondo deve prepararsi ad accogliere. A proposito di accoglienza, chiaramente in Italia c'è il dibattito e soprattutto le parole del presidente Mattarella, no? Che dice sconcerti in qualche maniera vedere la difesa di diritti appunto senza accoglienza. Eh sì, diciamo che ieri il Presidente della Repubblica ha parlato in maniera molto chiara e ha detto una cosa forse che sembrava scontata, ma che è così. Noi parliamo tutti di appunto solidarietà, di diritti da difendere, di valori, e poi però quando succedono situazioni che ci mettono a rischio non siamo disposti ad aprirci, ad accogliere queste persone che non stanno scappando per motivi economici, ma stanno scappando per salvare la loro vita e per vivere in un mondo civile. È evidente che serve uno sforzo da parte di tutti, da parte dell'Europa in primis, da parte di tutto il mondo occidentale, perché queste persone non vengano abbandonate. Quindi non si può parlare di solidarietà e poi però lasciare le persone dove sono senza occuparsene, questo è evidente. È chiaro che è un problema molto complesso, è un problema che va appunto gestito collettivamente da tutti i paesi importanti del mondo, perché altrimenti questa resterà una pagina veramente pietosa della storia. Senza dubbio, direttore Contu. Veniamo adesso un po' anche in Italia con le nostre questioni, che sono quelle soprattutto che hanno a che vedere con un arrivo di settembre, a breve l'inizio della scuola, il tema trasporti, un Green Pass che è stato ufficialmente allungato a 12 mesi, ma anche una Sicilia che torna in zona gialla. Ecco un po' una riflessione generale su questo, direttore. Ma la riflessione da fare è che certamente questi sono giorni fondamentali perché il governo definisca nei dettagli il rientro a scuola dei nostri ragazzi, che mi sembra il motivo principale, l'emergenza principale da superare. Sono state fatte moltissime riunioni, vuol dire c'è stato un coordinamento, il governo si è mosso sui trasporti a livello regionale, sono stati fatti passi avanti, adesso vedremo come rientrerà. C'è da fare una valutazione, direi, di questa estate che poi alla fine è trascorsa, si sta concludendo, i movimenti turistici per fortuna non hanno avuto gli stessi esiti che abbiamo visto in Spagna, in Inghilterra e in altri paesi. Questo ci fa ben sperare, naturalmente però non bisogna assolutamente abbassare la guardia e soprattutto, come diciamo poco fa, bisogna organizzare bene il rientro a scuola, il rientro negli uffici, perché questo può essere un elemento che può far ripartire l'epidemia. Direttore, a proposito della certificazione verde, siccome vediamo, no, il dilagare dei no Green Pass, ne parlavamo in rassegna stampa rispetto
al gazebo del Movimento 5 Stelle preso di mira da No Green Pass, No Vax, No Tutto, ci sono due indagati, ne parlavamo prima, non per essere autoreferenziali, però domani sera insomma per noi succederà qualcosa di molto importante, succederà qualcosa di molto importante per chi ci segue, per gli italiani. Power Hits Estate 2021, la ripresa della musica live, 6.000 persone riempiranno l'Arena di Verona tutte con il Green Pass. Siccome c'è tutto un mondo che si oppone a quella che dalle persone ragionevoli, diciamocelo, è considerata l'unica strada per uscire da questa situazione, alternative non ne abbiamo e lo vorremmo dimostrare noi domani con queste 6.000 persone. Beh, in bocca al lupo per domani, mi sembra un evento importantissimo e mi pare veramente importante che si svolga con queste regole, che sono le uniche, come dicevi tu, che possono garantire lo svolgimento delle attività in questo momento senza rischi per tutti. Chi non si vuole vaccinare ha una posizione, come dire, poco comprensibile, ma assolutamente rispettabile, che va anche tutelata in qualche modo, ma non può opporsi alla libertà degli altri di muovere. Quindi, secondo me, il Green Pass deve essere obbligatorio per tutte le manifestazioni, e sono d'accordo anche con la linea che ha annunciato il presidente della Regione Toscana Gianni. Chi non ha il Green Pass è libero di non averlo, ma non può danneggiare la libertà altrui, assolutamente. Chiaro e inequivocabile sul tema il direttore dell'ANSA Luigi Conto, grazie per essere stato con noi, naturalmente ci risentiamo molto presto, buon settembre. Volentieri, grazie, buona giornata. Beh, è cominciato ufficialmente il conto alla rovescia per Power Hits Estate 2021, domani sera a partire dalle 20.30 l'Arena di Verona con 6.000 persone tra il pubblico. Parlavamo poco fa con il direttore dell'ANSA Luigi Contu, è una scommessa anche per la ripartenza della musica live, 6.000 persone col Green Pass che riempiranno l'Arena di Verona. Ne vogliamo parlare con molti ospiti e cominciamo dai presidenti di quelle che sono le case discografiche principali nel nostro paese. Diamo il buongiorno ad Alessandro Massara, presidente della Universal. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Andrea Rosi, presidente di Sony Music. Eccoci qui, ben ritrovato. Eccolo, buongiorno. E Marco Alboni, presidente di Warner Music Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora, domani sera, come succede ormai per il quinto anno consecutivo, RTL lancia questa classifica delle prime 50 canzoni suonate dalle radio italiane e decreteranno tutti insieme il tormentone dell'estate 2021. Al di là della questione tormentone, quello che torna a vivere, presidenti, è la musica dal vivo, tutta sicuramente e certamente in sicurezza, ma il pubblico, per chi canta, voi lo sapete molto bene, è davvero fondamentale. Mi piacerebbe una riflessione un po' su questo da ciascuno, magari partiamo proprio da Massara, poi Rosi e Alboni. Sembra un discorso che abbiamo fatto già l'anno scorso nella stessa occasione. Evidentemente un concerto senza pubblico non è un concerto, perché c'è una trasmissione di energia che va dal palco allo spettatore, dello spettatore al palco, che è unica e può accadere soltanto in presenza. Per cui mi auguro che questo possa essere un episodio che significhi un inizio di una nuova attività live in Italia. Vado da Andrea Rosi, come detto, presidente di Sony Music. Allora, l'importanza nello specifico di Power Hits Estate e in generale in questo momento della radio, della radiovisione per la musica, ma attenzione anche per l'industria musicale, presidente. Ma sicuramente fondamentale. Poi siamo quasi alla fine di un'estate molto viva dal punto di vista musicale, almeno sono stati un sacco di successi e Power Hits li rappresenta pienamente. Poi chiaramente la musica è condivisione e soprattutto condivisione in persona, e quello che succederà domani sera è fondamentale, perché avremo 6.000 persone che condivideranno queste hit estive, quindi assolutamente positivo e molto importante anche per ovviamente lo sviluppo dell'industria. Come giustamente proponeva Enrico, ecco, le 6.000 sono tutte in arena e poi ci saranno tutte quelle che seguono da casa attraverso le app, con i mille modi che ci sono per seguire il Power Hits Estate di domani. Potrebbe essere, Alboni, anche un po' un lancio, un inizio di tutti quelli che saranno i futuri tour, perché forse qualcuno il tour lo inizia anche a breve, subito dopo il Power Hits Estate. Io credo che la cosa bella del Power Hits è che riuscirà a radunare dal vivo 6.000 persone intorno a un concetto anche di gara, di gara che c'è da tutta estate, ed è molto bello questo. E
questo darà modo sicuramente agli artisti di avere una visibilità proprio alla fine dell'estate, molto importante, molto rilevante in confronto del pubblico per i propri tour. È chiaro che i propri tour porteranno la possibilità agli artisti di riconnettersi finalmente a livello proprio visivo, reale, in persona con il pubblico, e questo è importante per tutti noi, importante per tutti coloro i quali sono intorno alla musica, sia il pubblico sia operatori. Non c'è dubbio, quante volte no, abbiamo sperato che questo ritorno alla musica live, al pubblico, ai concerti arrivasse in fretta. Effettivamente ci siamo. Oh, notizie da Verona, c'è il sole, voi dite come fate a saperlo, perché c'è una possibilità straordinaria collegandosi all'app RTL 102.5 Play, c'è il backstage in diretta da qui a domani sera, eccolo qui per chi ci segue in radiovisione, che mostra insomma con un colpo d'occhio bellissimo sull'Arena di Verona i preparativi, i lavori in corso per preparare questo palco meraviglioso che domani sarà appunto la cornice di Power Hits Estate 2021. Allora, voglio tornare ad Alessandro Massara per ragionare su che estate è stata questa rispetto anche alle ultime per i tormentoni. C'è tanta carne al fuoco. Sì, bella domanda. Diciamo che lì sono dalla parte sbagliata della barricata, perché tutti i miei sono i migliori, quelli degli altri sono i peggiori. Detto è sempre questo, così. Poi diamo la parola così anche agli altri. Va bene, vada, detto, Massara. Detto questo, immagino che direi lo stesso nelle posizioni dei miei colleghi. Sicuramente forse c'è stata più varietà musicale quest'estate rispetto alle precedenti, e questo fa sicuramente bene alla musica, per cui direi più varietà, meno temi tutti uguali. Ho notato canzoni molto diverse anche l'una dall'altra, seppur tutte caratterizzate da un'estrema facilità e fluidità, però molto più diversità rispetto agli anni scorsi, e questo può fare soltanto del bene alla musica. Questa è la mia opinione. Voglio su questo sentire anche Rosy, ma proprio perché forse il tema della varietà è un tema da tenere presente, no, con gli artisti. No, sicuramente, secondo me il dato più rilevante di quest'estate è che ha confermato una tendenza negli ultimi anni a definire come il periodo estivo un periodo fondamentale proprio per il mercato, mentre prima, diciamo, nel mondo precedente, quello fisico, il Natale era diciamo la stagione più importante. Oggi con lo streaming si spalma un po' durante tutto l'anno, ma specialmente in estate diventa anche un periodo per il mercato fondamentale, e quindi sono aumentate moltissimo le release, le uscite discografiche e gli investimenti delle aziende. Quindi secondo me quest'estate rispecchia un po' questo nuovo mondo, al di là dei generi, che ovviamente c'è una mutazione in corso, ma questo fa parte della storia della musica. Probabilmente l'anno prossimo sentiremo qualcosa di completamente diverso. Alboni, anche i suoi artisti hanno sfornato i tormentoni migliori? Beh sì, non ho saputo rinunciare nemmeno noi. Ovviamente. Chiaramente. Quello che ha detto Andrea Rosy, concordo pienamente sul fatto che è importante, perché il mercato è diventato un mercato di 12 mesi e l'estate è diventata una stagione importantissima. Lo si è visto negli anni scorsi, credo che la crescita del mercato sia evidente a tutti, perché c'è proprio una massa di singoli a battagliare che è impressionante, sempre di più. E credo che il Power Hits abbia fatto fatica quest'anno a lasciare fuori qualcuno, insomma, dopo questa impressione. Ed è una bella battaglia per in vista di domani sera. Quindi sì, ci sono tantissime canzoni bellissime, varie fuori, ma c'è un mercato estremamente vivo. Ci piace molto, ci piace molto questa varietà, questo essere vivi, questa musica che torna a vivere dal vivo. Insomma, ci fa davvero molto piacere avervi avuti tutti e tre questa mattina ospiti. Sarete là a contendervi il primo posto domani sera. Alessandro Massara, presidente di Universal, Andrea Rosy, presidente di Sony, Marco Alboni, presidente di Warner, grazie per essere stati con noi, e ci si trova poi domani sera all'Arena. Grazie a voi. Grazie.
Stiamo parlando, ci stiamo occupando con qualche ora di anticipo dell'incredibile evento musicale attesissimo ogni anno, quest'anno ancora di più, il Power Hits Estate 2021 all'Arena di Verona domani sera, con 6.000 persone in presenza, tutte munite di Green Pass, e quindi insomma decisamente un evento molto spettacolare, molto interessante, e non possiamo dimenticare che raccoglie un incredibile numero di artisti, tutti su quel palco, ce li godremo tutti insieme in diretta. Abbiamo sentito poco fa i presidenti delle varie case discografiche, ma l'industria della discografia è molto ampia, allora vogliamo aggiungere punti di vista e pareri con i nuovi ospiti con noi, che sono il presidente della Federazione Industria Musicale Italiana, la FIMI, Enzo Mazza. Buongiorno, grazie per essere con noi, siamo in attesa. Buongiorno. eccoci. E poi abbiamo il presidente di Produttori Musicali Indipendenti, Mario Limongelli. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. E sta per raggiungerci anche Matteo Fedeli, direttore musica della SIAE. Allora, Enzo Mazza, voglio partire da lei perché è un premio speciale di Power Hits Estate, non solo l'edizione di quest'anno, insomma questa è un po' una tradizione, è quello evidentemente della FIMI, dedicato al singolo italiano più venduto, in questo caso nel periodo 18 giugno 26 agosto 2021. Allora, che occasione è? Lo chiediamo a lei, Power Hits Estate, per la musica, in generale la radio, per la musica insomma da vendere. Ma in generale l'evento chiaramente fa il punto su quello che è avvenuto nell'estate, e in particolare poi questa estate, perché è forse la prima estate in cui si è riaperto un grande mercato della musica dal vivo, anche se con tutte le limitazioni, e ha consentito quindi di realizzare degli eventi, e questo è un po' il culmine anche di questa stagione. Ricordiamo che noi usciamo da una stagione durissima per il mondo della musica, anche se dal punto di vista della discografia lo streaming chiaramente ha aiutato gli artisti, in assenza di tutto quello che era la musica dal vivo, a raggiungere i propri fan, però questo in particolare evento di domani fa un po' da raccordo con quello che è la musica dal vivo e la musica appunto in streaming, la musica consumata in questi mesi. Quindi siamo molto contenti che ci sia un evento che raccoglie tanti artisti e soprattutto va incontro a quella che è anche l'esigenza del pubblico di vedere della musica, sempre di più della musica dal vivo, e speriamo anche che questo sia un po' un segnale di ripresa totale del settore. Di ripartenza vera, insomma. Intanto ci ha raggiunti anche Matteo Fedeli, direttore musica della Società Italiana Autori Editori SIAE. Buongiorno Fedeli. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Andiamo avanti con i meccanismi legati proprio alla produzione musicale. C'è anche Limongelli, no? Che è dei produttori musicali indipendenti. È collegato con noi, esatto. Allora, produttori musicali indipendenti darà un premio al singolo indipendente più suonato dalle radio dal 21 giugno 2021 al 27 agosto 2021. Presidente Limongelli, allora diciamoci la verità: ci sono le piattaforme, c'è lo streaming, la musica la sentiamo ovunque, ma per l'autore, per l'artista che insomma butta fuori, voglio usare termini molto molto concreti, un tormentone estivo di successo, il passaggio in radio ha ancora il suo fascino, ancora di più in radiovisione? Io penso che sia fondamentale, è una cosa eccezionale, perché sono in gara, diciamo in competizione, tanti, tu li chiami tormentoni, io li chiamo canzoni, canzoni sono opere che poi fanno dell'estate, voglio dire, un simbolo vivo e produttivo. È bello sentire tanto la vostra radio e poi la competizione che c'è con le altre vostre emittenti con le quali collaborate, tutto, ed è una cosa eccezionale, perché è come se fosse tornato il disco per l'estate di una volta. Questa è la canzone dell'estate che sarà premiata domani, ed è un evento importante. Come diceva il presidente Mazza, questo è un buon segnale di ripresa, di grande ripresa della musica, e i dati poi voi li avremo domani, però mi risultano dei dati veramente eccezionali e importanti. Penso che voi abbiate fatto una grande cosa, quella di portare questa manifestazione all'Arena di Verona, che come tutti sappiamo un po' il tempio anche è diventato, oltre che della grande musica, dell'arte, della cultura, ma anche della canzone.
quindi merito a voi e a tutti i produttori che producono musica e che aspettano risultati importanti. Assolutamente. Andiamo da Fedeli, anche in questo caso verrà assegnato un premio. Dobbiamo dire, Fedeli, che quando si dice SIAE per un artista, SIAE uguale Bordereau, perché tu devi compilare qualche cosa alla fine di ogni evento, di ogni serata, di ogni esibizione, diciamo, a live. E voi avrete appunto questo premio dedicato al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia a partire da giugno fino a qualche giorno fa, no? Quindi sicuramente anche per voi un compilare un elenco proprio di tutto ciò che è stato suonato in un'estate effettivamente, insomma, ancora non di totale libertà, Fedeli. Sì, devo dire che è già da qualche anno che facciamo, che diamo questo premio, ma quest'anno, e qui mi associo al presidente Mazza, questo premio probabilmente è il premio anche della rinascita, del ricominciare a sentire un po' di musica live in giro per l'Italia. Questo perché, come diceva correttamente lei, il Bordereau è quello che noi chiediamo da sempre, come si ha, di compilare alle persone che eseguono musica live. In questo caso il premio in realtà è dedicato alla versione digitale del Bordereau, che è quella che chiaramente ci permette di avere oggi i dati dell'estate, altrimenti con la carta sarebbe stato molto più complicato. Però ecco, questi Bordereau che cominciano ad essere di nuovo compilati in maniera digitale o cartacea sicuramente sono l'emblema di un'Italia che vuole proprio ricominciare da un'estate 2020 che sicuramente è stata catastrofica, e anche da un inizio 2021, e anche oggi non è assolutamente una situazione paragonabile a quella del 2019. Siamo molto contenti di dare questo premio e speriamo che dia anche un'idea di questa che può essere considerata come una terza gamba, perché considerate che il mondo radiofonico da un punto di vista di hit lo possiamo considerare una gamba. La seconda gamba è sicuramente quella online, dove le classifiche sicuramente possono essere anche leggermente diverse rispetto a quello radiofonico. Vedrete anche dai risultati che presenteremo stasera, da chi verrà premiato stasera, che probabilmente, senza spoilerare, sono un filo più inattesi rispetto a quello che è la differenza tra radio e online. Mm-hmm. Questa ci fa molto piacere, perché così alimenta la curiosità. Ovviamente che la domani sera. Sì, era chiaro. Enzo Mazza, presidente FIMI, poi insomma ne abbiamo parlato prima con altri ospiti, sempre in uno spazio dedicato a Power Hits Estate 2021, l'attesa per tornare a vedere quelle 6.000 persone che riempiranno l'Arena di Verona, non solo tornare a vedere loro sugli spalti, ma la consapevolezza che dal Green Pass, perché tutti ce l'avranno, deriva la vera ripartenza di un settore che ha estremamente bisogno di ripartire. Sicuramente, guardate, la questione del Green Pass è una questione essenziale, perché consente effettivamente di ripartire e consente soprattutto a migliaia di lavoratori di tornare a fare quello che facevano prima. Noi dobbiamo ricordarci che ci sono state migliaia di persone ferme in tutti questi mesi, e questo è stato una tragedia per il settore, una tragedia anche economica, e che questo strumento oggi, insieme ovviamente con le vaccinazioni, col processo di risoluzione in parte del problema della pandemia, consente a questi settori di ripartire. Questo è fondamentale, perché non si può vivere di ristori, di vivere di assistenza anche economica, che è solo parziale, ma bisogna consentire alle persone di tornare al lavoro e gli artisti a tornare ad esibirsi. Questo è l'aspetto fondamentale, per quello che è importante anche il segnale che dà un evento come questo, con la disponibilità anche che va oltre quello che era la base. Ricordate, le regole dicono fino a 1.000 persone, ma con deroghe a livello regionale sulla base di quelle che sono le location. In questo caso, applicando da un lato Green Pass e dall'altro le deroghe concesse, si dimostra che c'è la possibilità di fare un evento nella massima sicurezza. Limongelli, faceva riferimento poco fa Mazza a un periodo che è stato veramente durissimo per molti. Le chiediamo come ne è uscita anche l'industria dei produttori indipendenti, come sta vedendo, immaginando questa ripartenza. Il settore indipendente ha un po' sofferto maggiormente questa crisi, perché l'ha vissuta sulla propria pelle, perché noi siamo, diciamo, al fronte, però abbiamo reagito bene e la ripartenza è già cominciata.
già da un po' di tempo e bisogna veramente congratularsi con chi ci governa per aver istituito il Green Pass, chiamiamolo obbligatorio, che consente gli spettacoli in tutta sicurezza. La ripresa, secondo me, quest'estate sarà ricordata come veramente l'inizio della rinascita, e la situazione del Green Pass, al di là di tutta la gente che manifesta contro il Green Pass, è veramente una cosa deplorevole. Qui bisogna lavorare in sicurezza, metterci tutti in sicurezza per cercare di riprendere il cammino, perché abbiamo tante cose da fare, tante cose da realizzare e tanti prodotti da mettere in circolazione. Certo, insomma, fare del Green Pass uno strumento per la ripresa non solo della musica, ma di tutti quei settori che debbono ripartire. Grazie a Enzo Mazza, presidente della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Grazie a tutti. Mario Limongelli, presidente di PMI, come detto, produttori musicali indipendenti. Grazie a tutti voi, grazie dell'invito e buona giornata. E grazie anche a Matteo Fedeli, direttore di SIAE, direttore musica di SIAE. A presto. Grazie a tutti, vaccinatevi tutti, mi raccomando. Grazie, grazie Fedeli. Se ci state seguendo in radiovisione, abbiamo messo, diciamo, ingrandito sui nostri LEDWALL il bellissimo teatro che sta preparando il Power It's Estate domani sera all'Arena, con un sacco di gente che sta già lavorando. Sì, tra l'altro sappiamo, insomma, è abbastanza evidente che si sente RTL 102.5 lì nel frattempo, ciò che va in onda. Beh, ciao, insomma, ragazzi! Devono essersi spaventati quando un nostro ospite ha parlato di stasera. E loro sono lì, giustamente, che lavorano. Certo, oddio, devono oddio, avere oddio un attimo accusato. Grazie a Massimo Lonigro. Grazie a voi, Indice Carelli a Roma. E ringraziamo naturalmente i registi a Milano, Massimo Alberti, Ricchi e Aristarco. Grazie ragazzi. E per risentire e rivedere in podcast tutto quello che accade qui su RTL 102.5, andate su rtl.it e cliccate sull'icona RTL 102.5 Play. Grazie a Giusy Legrenzi. E grazie naturalmente ad Enrico Galletti. Noi torniamo domani puntuali a partire puntuali, dalle 6. Puntualissimi, saremo alle 6 sempre qui. Arriva la famiglia tra Roma e Milano, divertitevi. Ciao. Ciao.